come un serramento finito, è l'insieme di componenti, quindi per quanto riguarda l'alluminio è l'insieme di profili, guarnizioni e accessori, sia di assemblaggio che di movimentazione. Aluk progetta e produce tutto quello che serve per realizzare sistemi di infissi Aluk. Alucappa non produce il prodotto finito, in quanto ci avvaliamo, soprattutto sul mercato italiano, di nostri clienti partner che acquistano i nostri prodotti e li adattano ai vostri progetti. Questa è una delle caratteristiche dei sistemi in alluminio. Da sempre sono nati come un prodotto artigianale per poi arrivare ad essere un vero e proprio prodotto industriale, ma adattandosi il più possibile a quelle che sono le esigenze dei progettisti. Perché alluminio? Alucappa da sempre ha fatto la scelta, da qui anche il nome di questo materiale, perché l'alluminio per noi è sostenibilità. Vi invito, se volete approfondire il tema, a scaricare, disponibile su internet, un manuale di presentazione del materiale redatto dall'Associazione Europea dell'Alluminio. L'alluminio velocemente è sostenibile perché lo riconosciamo anche nelle classiche lattine delle bevande, nei materiali di utilizzo comune, può essere riciclato al 100%. E durante questo processo di riciclo si dice che abbiamo quel ciclo di vita dalla culla alla culla, nel senso che una volta riciclato l'alluminio riha tutte le stesse caratteristiche del materiale iniziale, quindi tutte le performance, tutti i plus di prestazione sono confermati. L'alluminio ha una durabilità molto elevata. Questo per noi è fondamentale. Quando voi andate a progettare un edificio, quando andate a costruirlo, il vostro committente pensa al suo edificio con una durata di alcune decine di anni, 50, 60 anni. L'alluminio può garantire e mantenere quelle che sono le performance dell'edificio e può garantire le sue caratteristiche per tutta la durata utile dell'edificio. L'alluminio ha trovato in architettura, nel mondo delle costruzioni, tantissime utilizzi all'interno di prodotti che riguardano direttamente Aluk, come sistemi di risparmio energetico, tenuta ermetica dell'edificio, sistemi fotovoltaici. Ad esempio, noi non trattiamo direttamente il sistema fotovoltaico inteso come pannello, ma trattiamo tutto quello che sono dei kit di supporto per queste tecnologie. Scusate. Perché l'alluminio? L'alluminio, e ogni tanto ci fa piacere che anche alcuni nostri competitor come di materiale in realtà stiano spingendo, come si è visto prima, anche l'utilizzo di questo materiale, perché ha alcune caratteristiche molto importanti. Una su tutte che interessa i progettisti, ma gli stessi committenti, sono le finiture. Aluk produce direttamente le finiture dei propri prodotti, quindi abbiamo degli impianti di verniciatura, degli impianti di ossidazione, degli impianti di sublimazione effetto legno. Questo fa sì che voi possiate scegliere qualsiasi tipo di finitura, qualsiasi accorgimento che interessa al vostro progetto e noi abbiamo la possibilità di realizzarla. Perché, come vi dicevo, il tema serramento, il tema involucro leggero con le facciate continue, ad esempio, diventa sempre più importante. L'Europa ci ha dato degli obiettivi, il famoso decreto 20-20-20. Dobbiamo arrivare nel 2020 a costruire degli edifici a energia quasi zero. Anzi, questo dato è anticipato al 2018 per quegli edifici che hanno una destinazione pubblica o vengono costruiti da enti pubblici. Questo è molto importante, un obiettivo che sembra lontano, ma in realtà è il caso di iniziare a ragionarci adesso. Perché noi ci rivolgiamo al mondo della progettazione? Perché riteniamo che per raggiungere quegli obiettivi dobbiate essere voi promotori delle tecnologie, dei prodotti e delle soluzioni che possano portarli. La stessa direttiva, oltre al nuovo, fa riferimento anche agli edifici costruiti. Si chiede che i Paesi membri dell'Unione Europea arrivino a emanare delle politiche di rigenerazione e riqualificazione del costruito. Per un territorio come l'Italia, in cui si è valutato che più del 60% del costruito è del dopoguerra, questo secondo noi è fondamentale, per quello che ci stiamo spingendo a trovare delle soluzioni che rispondano a queste necessità.
Come potete vedere e immaginare, per AluCap l'architettura trasparente è il core business ed è per questo che ci sentiamo in primo piano di essere un vostro supporto. Molto spesso ci chiedono di sostituire completamente l'involucro edilizio con un involucro trasparente. Cosa diventiamo? Diventiamo la membrana di regolazione tra il benessere degli utenti che vivono gli ambienti e l'ambiente esterno. È per questo che ci stiamo spingendo molto verso il mondo della progettazione, perché parliamo di ambiente esterno. Quindi ogni vostro progetto si va a inserire in un ambiente differente. È importante che si vadano a studiare le caratteristiche di questo involucro di volta in volta a seconda dell'ambiente. È vero che esistono delle normative generali che danno dei parametri, ma è molto più importante secondo noi andare a inserirsi nel vostro progetto per studiare soluzioni dedicate. Ancora prima di trovare delle soluzioni, o molto spesso anche prima si sentiva parlare di quelli che secondo noi possono essere dei rimedi a delle soluzioni di superfici trasparenti che non funzionano, in realtà c'è, se si progettano correttamente le superfici trasparenti funzionano, certo bisogna andare a ripristinare quelli che sono un po' dei parametri, dei principi di costruzione sostenibile. Molto spesso ci chiedono, soprattutto in edifici molto grandi, di non avere elementi apribili, andranno a condizionare tutto. Ricordiamo che le migliori costruzioni sono quelle che vanno a gestire la reazione, una reazione non forzata ma magari una reazione, una ventilazione naturale. Quello che vogliamo, ci proponiamo per essere dei consulenti, non tanto degli applicatori del nostro prodotto. Passo velocemente sui temi dell'involucro, nel senso che anche prima sono stati evidenziati quali sono gli aspetti fondamentali adesso da trattare per quanto riguarda l'involucro: isolamento termico, trasmissione energetica totale, ricordiamo la strategia di ventilazione, il controllo dell'illuminazione e l'utilizzo di energie rinnovabili. Questo perché ormai sono stati fatti tanti studi che sono andati a valutare la produttività delle persone che vivono gli ambienti. Quello che ci tengo sempre a ricordare è alcuni test che sono stati fatti nelle scuole. Sono stati fatti test in scuole differenti in cui c'era la possibilità di avere un controllo manuale o artificiale dell'illuminazione e di conseguenza un'illuminazione naturale, quindi con controllo degli apporti luminosi, oppure aule, chiamiamole buie, in cui l'illuminazione era solo artificiale. Si è visto che c'è un miglior rendimento degli studenti che vivono ambienti in cui illuminazione e reazione sono naturali. Si parla quindi di rendimento, produttività. Forse nelle scuole non colpisce tanto, a noi ha colpito. Certo che quando andiamo a parlare con dei committenti privati o con dei progettisti di produttività, magari con aziende, è subito un dato che li colpisce. Quindi eventuali aumenti di costo in fase iniziale devono essere valutati, come spiegavano alcuni nostri colleghi prima, all'interno di un determinato tempo, ma non solo visto come un costo iniziale. Sicuramente le tecnologie presenti sul mercato ormai rispondono a quelle che sono le esigenze. Come dicevo prima, si parla molto spesso del parco edilizio italiano. Il serramento purtroppo è sempre stato visto come un ultimo elemento, un elemento che andava a tappare un buco. Purtroppo, se si fanno delle indagini termografiche, in tante zone ci sono situazioni di questo tipo. AluCap può proporre tante soluzioni e con tante tipologie di serramenti. L'importante è andare a valutare l'applicazione. Abbiamo la possibilità di studiare nei vostri progetti proprio l'interfaccia tra serramento e muratura, quindi a seconda delle tipologie, e lavoriamo su tutto il territorio nazionale. Vi assicuro che a seconda di dove si va a inserire il progetto ci troviamo con problematiche e tipologie differenti. È importante andare a studiare i piani funzionali, quindi le varie interfacce che si creano tra il muro esistente o nuovo e quello che sarà il nuovo serramento.
Stesso discorso, forse ancora più accentuato per quanto riguarda facciate continue. Alucappa propone soluzioni in facciate continue tradizionali con all'esterno soluzioni con alluminio oppure facciate continue total glass, cioè completamente strutturali. Come si diceva, andiamo completamente a sostituire l'involucro nei vostri progetti. È importante che vadano progettate e che vadano scelte le soluzioni idonee per andare a rispettare quelle che sono poi le prestazioni che si aspettano i committenti o che vengono richieste dalle normative. Quando andiamo a trattare una superficie con soluzioni completamente vetrate, è ovvio che andare a controllare quelli che sono gli apporti energetici e gli apporti luminosi è fondamentale. Possiamo proporvi una serie di soluzioni, quindi schermature fisse oppure schermature mobili, con varie tipologie di schermature con differenti dimensioni. Siamo anche disponibili a darvi supporto. Sul nostro sito è possibile scaricare anche un applicativo per AutoCAD gratuito che vi fornisca tutti i nodi in DVG già elaborati oppure con la possibilità di autocomposizione in modo che possano rientrare direttamente nei vostri progetti. Altrimenti abbiamo anche dei referenti tecnici sul vostro territorio, possono essere contattati, li trovate fuori nel nostro desk, possono essere contattati, possono venire direttamente presso il vostro studio per approfondire le tematiche. Scorro velocemente perché di controllo solare, schermature solari, posizionate ovviamente all'esterno per impedire che il caldo entri, se ne è già parlato in precedenza. Vi presento velocemente due case history che abbiamo realizzato. Queste sono entrambe a Milano. Questo è un edificio. Il primo edificio noi diciamo purtroppo di proprietà francese, per questo ci hanno chiesto di rispettare dei parametri di norma francese. È una nuova sede della Paribas che è stata affittata a un'azienda che controlla marchi di lusso, Montblanc, Cartier ed altro. Volevano una sede che richiamasse un po' la loro tecnologia e su ogni fronte ci è stato chiesto di affrontare la tematica della facciata continua in maniera diversa, con soluzioni doppia pelle, soluzioni schermanti oppure soluzioni completamente vetrate. Anche in questo caso, per affrontare un progetto di questo tipo, secondo noi è importante affrontarlo in fase progettuale, non trovarsi in cantiere e dover andare, tra virgolette, a correre dietro a determinate scelte. In questo caso siamo andati a Alucappa, come vi dicevo, ha una engineering propria, abbiamo la possibilità di customizzare i nostri progetti. In questo caso sul progetto di Sauerbruch e Hatton è stato realizzato il Maciacchini Center di Milano. Quello che ci è stato presentato è in alto a sinistra il modellino, era una campionatura di più di 30.000 lamelle di vetro, tutte differenti e mappate. Ci hanno chiesto di riproporre un sistema che garantisse le prestazioni, ma allo stesso tempo riuscisse a rendere l'estetica richiesta dai progettisti. In questo caso abbiamo studiato un nuovo sistema, una doppia pelle. La pelle interna è quella che garantisce tutte le prestazioni, quindi di tenuta aria, acqua e vento. La pelle esterna garantisce l'aspetto estetico richiesto dai progettisti l'aspetto estetico richiesto dai progettisti e oltretutto consente ai singoli utenti degli uffici di andare a regolare il proprio ambiente, sia per quanto riguarda gli apporti energetici con queste schermature solari rotanti, sia luminosi. È ovvio che un edificio di questo tipo, orientato su tutti i punti cardinali, serviva una gestione differenziale per riuscire a offrire un benessere igrotermico e di utilizzo per le varie persone. Come vi dicevo, siamo coscienti che bisogna pensarle le soluzioni. Forse purtroppo si vedono ancora realizzazioni che non partono in fase progettuale. Stiamo pensando a soluzioni tecniche che lavorino molto sul concetto di ristrutturazione. Siamo convinti che per noi, come aziende che lavorano nel mondo dell'edilizia, per voi come progettisti, sia il mercato dei prossimi anni. Quindi, ad esempio, in questo caso viene presentato un telaio dedicato alla ristrutturazione
lavorazione senza opere murarie, cosa che al privato dà molto fastidio e spaventa. Stiamo predisponendo, come si diceva prima, un manuale di posa. Questo perché ormai si possono realizzare serramenti iperperformanti che hanno tenute fantastiche e isolamento fantastico. Si rischia di andare a perdere tutte queste prestazioni nel momento in cui questi prodotti vengano applicati male nei vostri progetti. È per questo che ci teniamo a dare un supporto all'inizio per consentirvi di dare a voi le indicazioni precise per l'utilizzo di questi prodotti. Noi siamo disponibili qui all'esterno, siamo disponibili in azienda e presso i vostri studi, a disposizione per darvi supporto proprio a livello progettuale all'interno della vostra attività. Io vi ringrazio dell'attenzione, se volete incontrarci siamo qua fuori. Grazie.